padrone di casa era il buon Dio, qui fuori il padrone di casa è il signor sindaco, io non riesco mai a comandare. Le battute più belle non le ho fatte io, ma le ha fatte quest'uomo, l'uomo che questa statua ricorda, che è padre Michelangelo. Do il benvenuto mio personale e della comunità cristiana della Cappuccina, innanzitutto al nostro padre vicario dei frati Cappuccini del Piemonte. Saluto il signor sindaco, che ho già ripetutamente salutato insieme alle autorità, e do la parola al padrone di casa. Buongiorno a tutti, porgo il mio saluto personale e quello di tutta l'amministrazione comunale di Domodossola alle autorità civili, militari, religiose e a tutti i presenti. Un saluto particolare, consentitemelo, al neoeletto presidente della provincia Alessandro Lana, che è stato proprio eletto poco fa e ha voluto subito dare un segnale di attenzione alla nostra città e a questa comunità con la sua presenza. Facciamogli un applauso. Oggi siamo qui insieme per condividere un momento tanto atteso e profondamente sentito dalla nostra comunità. E se siamo qui lo dobbiamo, permettetemi di dirlo, alla determinazione e alla concretezza di questa amministrazione, ma ancora prima allo spirito di collaborazione dei padri Cappuccini, che hanno concesso la disponibilità dell'area. Padri Cappuccini, che desidero quindi ringraziare sentitamente. Grazie vicario. Grazie di cuore, Padre Fausto, per tutto quello che fate per la nostra comunità. Grazie. Un momento, dicevo, così atteso e sentito, non tanto perché inauguriamo una nuova infrastruttura, ma perché dedichiamo questo intervento con rispetto e nostalgia a colui che possiamo senz'altro definire uno dei padri fondatori della Domodossola moderna, di quella Domodossola che prendeva spunto dalle macerie della guerra, dalle fatiche della ricostruzione, dallo sviluppo urbanistico e sociale del boom economico. Oggi, in realtà, più che inaugurare un'opera, rendiamo omaggio a quell'uomo che con un saio e tanta fede, minuto ma animato da un'energia straordinaria, ha saputo costruire un quartiere sempre più grande e popoloso, facendolo di fatto diventare parte indissolubile di Domodossola. E per merito di quell'uomo, che le barriere tra l'allora Abissinia, perché così urbanisticamente era censito questo quartiere, e il resto della città sono scomparse, grazie a un quotidiano impegno volto all'integrazione, grazie alla sua progettualità visionaria, grazie alla fede da cui quella persona straordinaria, padre Michelangelo, traeva forza e passione. Padre Michelangelo, e lo dico da pubblico amministratore, ha spesso sostituito lo Stato e l'ente locale dove questi non riuscivano a giungere, dove questi faticavano a dare le risposte che la gente attendeva. Ha costruito una chiesa, una scuola materna, una casa per i più deboli, un quartiere. Ha costruito, nel vero senso della parola, una comunità. È stato coraggioso, irruente, forse in qualche momento anche incosciente.
È stato talvolta un uomo contro, ma è stato molto di più un uomo a favore della sua gente, a favore di tutta la gente. È riuscito, da straordinario operatore di pace, a dispensare la gratuità del sostegno, senza distinzioni, senza ideologie, senza convenienze. Padre Michelangelo, oggi lo possiamo dire, lo dobbiamo dire, è stato la Cappuccina. E grazie a lui la Cappuccina è ora Domodossola. Con la sua meravigliosa potenza umana e spirituale ha contribuito alla crescita non solo di un quartiere, ma dell'intera città. È stato un cittadino che ha reso onore a Domodossola e un uomo di Dio che ha reso onore alla Chiesa. Per questo oggi siamo qui, per ricordarlo con gli onori che si tributano agli uomini non comuni, con gli onori che gli dobbiamo e che sempre gli dovremo. Grazie di cuore a tutti per la vostra presenza. Grazie signor Sindaco, quelle parole che lei un attimo fa ha detto sono parole che avrei detto io, ma vuol dire che insomma ha già imparato questo. In effetti la figura di padre Michelangelo non è quella di un devoto frate cappuccino, che pure lo era, quanto piuttosto di una persona che ha amato la sua popolazione e ha pensato a un tipo di società modellata secondo una umanità bella. Mi è piaciuto quel riferimento del nostro vicario provinciale prima alla bellezza che educa, l'ha detto anche il sindaco in altro modo. E davvero questo momento non è solo lode a Michelangelo, ma la lode e la celebrazione anche della vita di una popolazione. Credo in questi giorni ho sentito molte volte la nostra comunità si è sentita apprezzata dalle istituzioni. Non è sempre stato un rapporto agevole, ma in questo caso speriamo che sempre meglio lo diventi, soprattutto su quei valori di umanità che il padre Michelangelo ha amato. Tutto quello che ha fatto, la casa del fanciullo, l'asilo, non l'ha fatto perché voleva essere un grande, ma l'ha fatto perché voleva che le famiglie fossero delle famiglie e voleva aiutare le famiglie. La casa del fanciullo era perché i figli rivedessero i genitori che lavoravano in Svizzera. L'asilo è stato fatto perché ci fosse un luogo in cui la famiglia presa nel lavoro potesse trovare un luogo in cui collaborare all'educazione dei figli che non stessero per strada. È un amore grande che ha avuto per un'idea di vita, sicuramente ispirata al Vangelo, ma una sana, grandissima umanità. Siamo lieti dell'intitolazione che la sensibilità dell'amministrazione comunale di Domodossola ha proposto. Davvero penso tutto il rione della Cappuccina abbia stimato molto questo intervento qui compiuto, sia per il senso del bello che non era possibile essere messo in campo dalle forze economiche dei frati, sia anche per l'idea che a molti sembra di avere capito che l'amministrazione ha per il futuro anche della Cappuccina, che speriamo sia sempre più attento e sia sempre più fecondo. Passo la parola al nostro padre Pierangelo Chiera, che è il vicario della nostra provincia di Frati, del Piemonte. Ecco, buongiorno a tutti. L'ultimo che parla ha sempre meno da dire, perché insomma è già stato detto molto di questo luogo, del significato di questo di quest'area, che può avere come ulteriore sviluppo di quel bene comune che si diceva anche prima, in un luogo che appartiene a tutti perché tutti possano utilizzarlo nel miglior modo possibile. Io purtroppo padre Michelangelo non l'ho conosciuto e sono entrato dopo, però un piccolo aneddoto su Domodossola che mi accomuna un po' a tutti voi. Io sono originari del sud e mio zio spesso lavorava in Svizzera e faceva, ecco, come riferimento qui a Domodossola, poi è rientrato e adesso è morto da tempo, per dire che questo luogo
Ecco, ha significato tanto per molti di voi che siete qui, ma anche di altri che forse non sono qui presenti, ma che hanno avuto a cuore anche questo luogo, questa città, questo territorio. E noi speriamo di poter continuare nella nostra opera per un bene, insomma, della valle, di questi luoghi qui. E vi ringrazio anche per la vostra accoglienza e vi porto il saluto del nostro ministro provinciale che adesso è a Capo Verde per fare la visita ai frati, perché abbiamo anche, credo lo sappiate, una missione in quelle terre, proprio per spirito francescano e per la volontà di incontrare e portare il Vangelo in ogni luogo, anche con opere concrete, un po' come questa che grazie all'amministratore, all'amministrazione si è potuto realizzare qui. Grazie. Adesso procederemo allo scoprimento della statua e alla successiva benedizione. Saluto tutti, ringrazio i presenti, già ringraziati prima, ma i ringraziamenti di fronte alle cose importanti e belle non sono mai sufficienti. Pace bene, chi volesse, possiamo scambiarci quattro saluti.